invented by the German Romantics. As you know, Hegel is trying to do full justice to what he thinks is true in their celebration of the arts. This is really crucial importance in his view. Since the arts enable us to have this experience, it's no wonder that many of us make the arts into something rather like a religion for ourselves, in which we engage in something that's not too different from what we call worship. But religion, in the normal sense of the word, goes one step further than this. We can see religion, in the usual sense of the word, as an effort to consolidate or totalize the magnetism that we experience in the arts. Because of their immersion in sense experience, works of art are, after all, disparate. There are boundaries between them, and boundaries between them and the rest of the world. And in that respect, they fail to achieve the full freedom, the infinity that we are searching for. Archetypal religious figures, on the other hand, like Jehovah, Osiris, Orpheus, the Buddha, and Jesus, overcome this disparateness and finitude by representing, as Hegel says, in various ways, the unity or infinity of everything. The art religion, as Hegel calls it, of the Homeric gods, is gradually displaced by the more intense, totalizing religions of Orphism and its successors, including the Abrahamic religions, because why does the one replace the other in actual history? The reason, Hegel's suggesting, is that we are searching for the complete self-determination or freedom that the later totalizing religions represent for us. But because the world offers us many of these unifying figures and associated totalizing religions, it's not clear whether any one of them can really unify our world. And beyond that problem, there's the even more challenging problem of the division between these figures and ourselves. This division ultimately prevents any of these figures from giving us full freedom or infinity. As some Buddhists have quipped, if you meet the Buddha on the road, kill him. What they mean is, the Buddha may inspire you to become infinite, but as long as you regard the Buddha as a figure that's separate from you, he's also an obstacle to your participation in the infinite. So, kill him. Likewise for Jesus and all the other gods that we assume to be beings separate from ourselves. They have the same effect. They prevent religion from achieving full infinity. What Hegel calls philosophy is intended to supersede, to go beyond this final disunity and finitude by understanding the entire process that we see in the arts and religion, including the divisions between different gods and between the gods and ourselves, as part of the single process of the finite surpassing itself in true infinity. Sense experience in the arts and representation in religion set us over against what we experience or what's represented to us. So although we come to art and religion for infinity, what we experience in them is in fact still finite. Philosophy, on the other hand, points out what it is that we're seeking in all of this. And thus it subsumes us and the artworks and the gods in the self-comprehending process, which is the self-surpassing of everything finite, including us, the artworks, and the gods.
Within this process, everything is integrated with everything. This is the ultimate accomplishment of rational love. Finite, infinite, nature, spirit, you, me, subjectivity, objectivity, value, science, family, state, artworks, and gods, nothing is rejected. Everything is integrated and subsumed as spirit, as Hegel puts it, raises itself to or makes itself into that which alone is completely infinite and thus wholly itself. Now, of course, the traditional term for what is completely infinite and wholly itself is God. Though now it's clear, as I've been suggesting, that while it's higher, this God cannot be completely separate from ourselves. Rather, as we seek to be wholly ourselves by participating in the process that Hegel describes, we go beyond our finite bodies, our egos, all separateness from each other and from everything else. And as in the Roman Catholic Catechism, which is quoting St. Athanasius of the 4th century, we, quote, become God. As in Plato, this going higher, this ascent, is a matter of becoming wholly oneself, not of becoming something different. But what one discovers about oneself in the process, and what one discovers about what we're now calling God, is certainly not what common sense or conventional science expected. One's true self, it turns out, is the transcendent God. It's not surprising that many writers in the generation after Hegel were not clear about what he had been driving at with this rather awe-inspiring conception. Not recognizing the role of love in Hegel's ascent, Ludwig Feuerbach criticized the ascent as merely intellectual, and he held up a counter-ideal of non-intellectual love, which he hoped to find in the senses and in matter. Karl Marx, focusing on the familiar misuses of religion, suspected that Hegel and religious traditions had conceived of spirit as higher in order to sanctify the power of the ruling classes. Soren Kierkegaard, whether consciously or unconsciously, he didn't put this necessarily in the vulgar form of a mere conspiracy, but this was his essential suspicion. Soren Kierkegaard caricatured Hegel's true infinity as a stick with which Hegel beat his opponents, and his concern for system as a psychological compulsion rather than the simple effort of thought to be as coherent as possible. And then there is Heinrich Heine's often quoted recollection. I was young and proud, and it gratified my self-esteem to learn from Hegel that contrary to what my grandmother thought, it was not the dear Lord in heaven, but I myself here on earth who was God. End of famous quotation. In this barrage of misunderstanding, the whole point of Hegel's going higher, his account of how one can be truly oneself only by being self-determining and therefore not separate from anything and therefore precisely not proud, the whole point of this ascent was lost. To a large extent, these reactions recapitulated reactions that had originally appeared in response to Plato's apparent despising of the physical world and human bodies. Epicurus and Lucretius in the ancient world and Thomas Hobbes in the 17th century
responded to Plato's apparent rejection of the physical world by rejecting all of Plato, including the notion of rising above the mechanical functioning of bodies so as to achieve inner freedom. Friedrich Nietzsche in the 19th century added the psychological hypothesis that when Plato and Christians speak of something higher, they're actually seeking a phantom compensation or revenge for their suffering in this world. Now, this is a diagnosis that may contain a grain of historical truth, as I mentioned in connection with Plato's despising the world, as possibly, I thought, reflecting his trauma over the death of Socrates and the like. But, like Hegel's critics, Plato's critics likewise fail to see how Plato's ascent is designed to go beyond all issues of finite self-interest, including anything that could be called compensation or revenge. This tradition of rejecting both Platonism and its Hegelian version continues into our own time. If we think of influential recent doctrines like materialism, existentialism, logical positivism, naturalism, and deconstruction, none of them acknowledges rational freedom as a means by which one can be self-determining, real as oneself, and thus transcendent. Despite repeated efforts, the overall Plato-Hegel view has not been well expounded since Hegel's time. But there are some reasons to think that the present situation in philosophy may make possible a new appreciation of what Plato and Hegel accomplished. In recent decades, writers, just to mention some of them writing in English, writers such as Charles Taylor, Gary Watson, Susan Wolfe, John Martin Fisher, and Alfred Mailey have developed conceptions of human rational self-government that resemble Plato's in their general orientation very much. Meanwhile, and these are very influential, this is a very influential train of thought in the English-speaking universities. Meanwhile, scientists and commentators on science are doing their utmost to clarify the nature and the limits of science's understanding of reality. And we all know this is a central issue. And finally, the attraction of irrationalism in religion may be diminishing for many people. Plato and Hegel, I mean, it becomes tiresome after a while, you know, to constantly talk about faith and not understand what one is talking about. This is why I think irrationalism becomes tiresome. Plato and Hegel dealt with all of these issues in a remarkably integrated and consequently powerful way. So when a better understanding of their response feeds into current discussions, a major illumination could, I imagine, occur. As long as we imagine that science and religion are necessarily polar opposites, we won't appreciate the Plato-Hegel philosophy. But because it bases itself on fundamental experiences that we all value and which every generation rediscovers, the Platonic view will reappear in one form or another in every age. Thank you. Ringraziamo il professor Wallace per questa seconda bella relazione che tra l'altro è molto, come lui direbbe, comprehensive, cioè comprensiva, nel senso che ci ha dato una panoramica abbastanza completa sulla posizione che il pensiero di Platone e di Hegel, il razionalismo filosofico, occupa sia in rapporto alla religione, alla scienza, alle tendenze alternative della filosofia contemporanea antimetafisica e a certe interpretazioni della stessa filosofia hegeliana e platonica. Bene, io penso che adesso, se siamo d'accordo, potremmo dare inizio a una discussione un po'
generale, prima di ascoltare l'ultima relazione che sarà tenuta dalla dottoressa Murge. Quindi io proporrei adesso di aprire una discussione, ecco, su entrambi le relazioni che abbiamo ascoltato. Ieri quella del professor Scholz, che non abbiamo potuto commentare perché ormai ci mandavano via e perché eravamo anche troppo stanchi, e oggi la seconda relazione del professor Wallace, che tra l'altro hanno una tematica comune, mi sembra, che considerano certi fondamentali problemi filosofici da una prospettiva unitaria, e quindi penso non ci siano problemi a discuterli insieme entrambe. Poi faremo un intervallo, ecco, una pausa caffè, e sentiremo l'ultima relazione e concluderemo ecco questo nostro simposio, ecco, con una discussione plenaria non solo sui risultati conseguiti in questo, ma sulle possibilità di organizzare un nuovo congresso internazionale anche più ampio, qui a Urbino, verso la fine dell'anno, e dobbiamo discutere sulla, appunto, sulla tematica, sui possibili relatori, e quindi e gettare un pochino un ponte verso il futuro, ecco. Bene, allora apriamo la discussione e su entrambi le relazioni. E c'è qualcuno che vuole iniziare? Many thanks for your great presentation. My first question is the following. It's very difficult to translate the Latin word religio in other languages. And if you speak about the religion of Plato, what do you mean? Do you mean the Greek polytheism, or your do you mean Plato's own mythical stories? And he had a lot of such stories in his works. Plato doesn't use a concept comparable to our concept of religion. So he himself doesn't categorize his functioning in the way that we tend to, you know, in common handbooks of Plato, where there's often a chapter on Plato's religious thinking. But there is no such thing. It's not separate from philosophy. It's not even fully separate from the cult, the observance of the gods. I mean, we have Socrates promising a cock to Asclepius and so forth, which is absolutely part of his life. So maybe your question points deeper than this, but my general sense is that the Greeks, and the Platonic school in particular, have a unified experience which they try to express in ways that are helpful for them and sometimes inspiring for us, and which they don't break down into science, philosophy, religion, categories such as we're accustomed to using. But the fact that they don't use those categories can help us to remember that we shouldn't break up, I mean, we can't in the end break our own experience down into boxes and say, well, now I'm going to be doing philosophy and then tomorrow I'll do religion. Right. That's all. I hope I responded to your point.
in this way, there is no difference between philosophy and religion. Yes, I understood now. And in the seventh letter of Plato, you will find a region we can speak about. And I think this belongs to the religion in the sense you are speaking about, the unspeakable. There's a region called by Plato unspeakable. We are not able to call it to speak about. This is a religion in Plato, I think. Okay. Yes, there is a boundary between speech and the unspeakable. I think Plato hopes that he can help us to deal with this through what he says, through his speech. It's one of the many paradoxes of Platonism and of philosophy and religion in general. We talk a lot. And how much does our talk contribute to, and how much does it detract from our experience? So, fundamental issues. And I think you are reminding us, in effect, that talk is only one dimension, and its connection to the other aspects of our experience and our world is very fundamental and yet also very difficult. Thank you. Thank you very much. Bene, qui la discussione si è tenuta un pochino in inglese e temo che forse tutti non hanno compreso almeno certi aspetti, e adesso, se non ci sono altre proposte di intervento, cerco un pochino io di esprimere in italiano, almeno così possono capire più i nostri ascoltatori, magari un pochino meno il professor Wallace, ma non ci siamo intesi parecchio anche, credo, e forse riuscirà anche voi a capire senza appunto alcune commenti a entrambe le relazioni. Anzitutto comincio con la relazione di ieri, appunto la relazione del professor Scholz, che sicuramente non merita di essere dimenticata nella lezione di oggi, perché in essa sono stati fatti molti punti importanti sulla valutazione della filosofia di Platone da parte di filosofi come Schleiermacher e come Schelling, che naturalmente esigono una presa di posizione. Ecco, la mia presa di posizione, ecco, non è sicuramente da intendersi come una critica alla esposizione storica del professor Scholz, che è del tutto corretta, semmai è una critica a certe tesi, ecco, sostenute sia dal giovane Schelling, che certamente a 20 anni sarà stato anche un genio, ma che forse non aveva tutta la maturità che possiamo appunto richiedere da un filosofo, e soprattutto dal teologo Schleiermacher. Ecco, quindi ci sono alcune considerazioni espresse da questi importanti esponenti dell'idealismo tedesco che meritano di essere corrette, a mio giudizio. Anzitutto, la critica che entrambi, a partire prima di loro Jacobi, ma soprattutto il giovane Schelling, fanno della filosofia di Fichte, presentandola purtroppo come una forma di idealismo soggettivo che cerca di spiegare l'esperienza appunto considerandola come il risultato di una serie di atti di proiezioni, ecco, pensiamo alla immaginazione produttiva e al ruolo che svolge nella prima Wissenschaftslehre, ecco, che in sostanza dissolvono l'oggettività e la realtà del nostro conoscere,
ammettono soltanto un mondo dell'esperienza, come il caso di Kant, con una oggettività relativa che viene trascesa poi nella sfera della vita morale, e quindi la soluzione dei problemi per Fichte è una soluzione etica ma non metafisica. Questa è una critica che è restata in un certo senso incollata al pensiero di Fichte e in certe parti con più discernimento e con più misura è stata ripresa anche da Hegel, perlomeno nella Differenze Schrift del 1801, celebre scritto anti-fichtiano. Io credo che debba essere profondamente rivista. Ecco, quindi sembra proprio che anche in seguito ad eventi accademici e politici come la vera e propria cacciata di Fichte da Jena e quindi la perdita della cattedra e tutto quello che è seguito, si sia in un certo senso proprio scatenata una vera e propria campagna diffamatoria contro questo grande filosofo, nel senso che si sono isolati i punti deboli del suo sistema, anzi dei suoi sistemi, perché Fichte ha scritto almeno 14 diverse Fichtenschaftslehre, quindi c'è stata un'evoluzione profonda che ci sono e che sono stati messi in luce nella maniera più rigorosa, più che da Schelling e da Schleiermacher, proprio da Hegel, e però anche certe tesi che non ci consentono di considerare la sua filosofia come una forma di soggettivismo relativistico che dissolve la realtà dell'assoluto. E perché? Perché Fichte, nella Darstellung der Wissenschaftslehre del 1801, dice nella maniera più chiara, ci dà una completa esposizione della filosofia intesa come la più alta forma di metafisica e come una dottrina dell'assoluto. E questa Wissenschaftslehre, che è la base poi di tutte le successive Wissenschaftslehre che sono state pubblicate anche recentemente da tutta questa scuola di Lauter a Monaco, che io ho delle divergenze, ma bisogna riconoscere l'alto merito. Ecco, qui Fichte presenta la Wissenschaftslehre come Hegel presenterà la scienza della logica, come una scienza razionale dell'assoluto, come una metafisica che si distingue dalle precedenti, ma non perché sia antimetafisica, soggettivistica, relativistica, ma perché è una forma più profonda di metafisica, è una metafisica assoluta. E c'è tutta la teoria dell'assoluto, del sapere assoluto. A mio giudizio ci sono dei limiti in questa metafisica. Fichte non spiega mai il vero passaggio, anzi si rifiuta di spiegarlo dall'assoluto al sapere assoluto, e così rende appunto lo stesso sapere assoluto privo di un fondamento autofondante, che invece troviamo. Questi sono tutti problemi della filosofia di Fichte, ma non si può dire che sia un soggettivismo relativistico, e neppure nella sua etica, se si studia fino in fondo, ci dà un sistema oggettivo di doveri determinati su cui sono tornato tante volte e che merita di essere preso nella più seria considerazione come un'etica che è il contrario del relativismo morale. E quindi mi sembra che qui il giovane Schelling abbia esagerato, tenendo conto che era un allievo di Fichte che si è ribellato contro il maestro nel momento in cui era meno opportuno, quando tutti ce l'avevano con Fichte, ma per ragioni politiche, perché lo consideravano un pericoloso giacobino che era un pericolo per la stabilità del ducato di Weimar, insomma. Quindi insomma noi che non siamo impegnati politicamente a difendere il duca di Weimar, credo ci sia nessuno. Ecco, Fichte ci interessa come il grande filosofo che è, e dobbiamo andare cauti a dire che la sua filosofia è solo uno soggettivismo relativistico che dissolve l'oggettività, la verità, eccetera, perché Fichte non ha mai sostenuto cose del genere, né sul piano teoretico né sul piano etico. Qualche dubbio ci poteva essere nelle prime esposizioni della Wissenschaftslehre, in quella del 1794, per tante ragioni che Hegel ha messo ottimamente in luce, però poi con la Wissenschaftslehre del 1801, qui Fichte dice la mia Wissenschaftslehre è una dottrina dell'assoluto, una metafisica dell'assoluto, e quindi rifiuto ogni forma di soggettivismo relativistico. Si potrà dire, io sono d'accordo, che questa metafisica è insufficiente, che Fichte non ci dà, che come tanti altri pensatori, come lo stesso Platone, non ci dà veramente la parola ultima sulla metafisica, se qualcuno è in grado di darla. Questo è giusto, però non negare appunto quella che era la sua esplicita intenzione di quello che è stata la realizzazione del suo pensiero. Potremmo dire ci ha dato una metafisica imperfetta dell'assoluto, questo sì, ma non che sia una forma di soggettivismo relativista. E questo mi sembra che Schelling abbia veramente calunniato il suo maestro. Questo è il primo punto. Ecco, poi ecco la posizione di Schleiermacher. Ecco, qui mi sembra che c'è molto entusiasmo in questo teologo, non per nulla è il teologo del romanticismo, del sentimento, della Gefühlstheologie, eccetera.
Però io, che avendo letto le sue celebri Reden über die Religion, ecco, e anche la Glaube Salera, almeno in parte, non in tutto, ecco, sebbene non le traduzioni dei testi platonici, il saggio su Platone a cui ha fatto opportunamente riferimento il professor Scholz, a me sembra che ci sia un problema fondamentale, un limite, che c'era nelle Reden e si ripropone in tutta la sua attività. E qual è questo limite? Di essere un entusiasta, di parlare più da teologo che da vero filosofo. Ad esempio,